Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. È stato presentato il 9 luglio al Parco delle Terme il libro Terme del Corallo, fatti e personaggi attorno alle acque della salute. Libro che viene distribuito nelle edicole a partire dal giorno successivo insieme con Il Tirreno. Alla presentazione di questo libro ha partecipato anche un quintetto dell'Istituto Mascagni che ha presentato, diciamo così, alcune composizioni. Lo ascoltiamo in sottofondo eseguire un brano di Giorgio Gambini. Abbiamo ovviamente ascoltato l'autrice di questo lavoro e colei che porta avanti il progetto Salviamo le Terme del Corallo. Si tratta di Silvia Menicagli. Seconda edizione di un libro sempre sulla storia delle terme che avevo pubblicato nel 2000, quale si concludeva con un'affermazione relativa a una notizia uscita sul Tirreno che l'ASA, insieme alla ditta Saporito, avrebbe acquistato le terme e le avrebbe ristrutturate. Quindi si era concluso con una speranza. In realtà sono passati 13 anni e questa speranza non solo è stata disattesa, ma è proprio scomparsa la società Nuova Corallo, ASA e Saporito si sono sciolti. Questi 13 anni ho assistito, appunto ormai da appassionata alla causa, a tutto quello che è successo. E nello stesso tempo ho trovato altre notizie, altri tasselli della storia delle terme che non avevo trovato nella prima edizione del libro e che quindi sono serviti a ampliare e in fin dei conti poi a farne un libro nuovo. Questo, diciamo, è una specie di fiammifero per accendere l'interesse su questo incredibile serie di monumenti. Sì, in effetti è proprio così. È uno strumento del quale io mi voglio servire per arrivare alle persone. Alle persone che o possono prendere conoscenza di quello che è stato e quindi aiutarmi a fare qualcosa di attivo e di effettivo, tipo ho fondato l'associazione Terme del Corallo apposta per organizzare eventi, raccogliere fondi e riuscire un pochino alla volta a sistemare un pezzo di questa storia. E poi mi serve anche come strumento per farlo conoscere fuori dell'Italia, fuori a persone magari che hanno degli interessi in società che potrebbero sfruttare qui dentro, tipo delle moderne spa, dei centri di benessere come usano ora. Gli interessi, finché la Coca-Cola era proprietaria e quindi pensava, diciamo, essenzialmente alla produzione, non gliene è mai importato molto di restaurare le terme. Le terme sono diventate poi appunto di proprietà del comune dal 2009, a questo punto non essendo più di una persona di una società privata ma pubblica, a questo punto allora possiamo vedere di intervenire, anche se è tardi, ma possiamo vedere di intervenire. C'è da chiederci però, perché la sovrintendenza in tutti questi anni non ha mai fatto niente? Dopotutto io sono andata anche a guardarmi sul testo unico che riguarda la conservazione dei beni ambientali e architettonici e pare che la sovrintendenza possa intimare ai proprietari di un bene ritenuto architettonico e di un rilievo storico. Il discorso del cavalcavia può aver influito? Il cavalcavia ha non solo influito ma ha dato la mazzata finale. Questa cintura che gli ha strangolato la prospettiva, ha chiuso i cancelli e quindi ne impedisce in sostanza un utilizzo. Perché come si può accedere al cancello delle terme passando sotto pilastri di un cavalcavia? È inimmaginabile. E anche una società che abbia voglia di investire e si trova in una situazione di viabilità del genere gliene rimane i capelli da mettersi. Pertanto è giusto dire prima buttiamo giù il cavalcavia e poi pensiamo alle terme. Ma le terme sono uno stato di precarietà assoluta, quindi loro hanno la precedenza. Quindi salviamo quello che si riesce a salvare. Parallelamente organizziamoci per trovare soldi per buttare giù il cavalcavia e costruire una viabilità alternativa. Forse è stato un po' sovradimensionato al momento della nascita. Al momento della nascita voleva essere un rilancio dal punto di vista turistico per la città di Livorno, che in quel periodo attraversava una crisi economica non indifferente. Quindi tra le varie proposte di rilancio fu quella di un rilancio turistico.
e le terme come luogo di villeggiatura nel periodo Belle Époque Liberty era un forte richiamo di personaggi, persone di ogni genere in città. Sono nate per lo stesso scopo in cui farebbero comodo anche oggi. E non sono state sovradimensionate, sono state fatte appositamente per essere le più belle d'Europa, e così erano. Infatti la concorrenza di Montecatini, come poi si leggerà nel libro, ha osteggiato molto lo svolgimento della vita termale liguria, tanto che ha creato nell'arco della sua storia delle situazioni critiche. Possiamo dare una speranza? La speranza è l'ultima a morire, quindi speriamoci sempre e convogliamo tutte le nostre forze affinché si possa creare un movimento che riesca a fare pressione sull'amministrazione comunale. E anche un blog su Facebook? Sì, su Facebook ho fondato nel 2009 un gruppo che ora conta 6.000 iscritti e presento oggi l'associazione neonata Corallo, è una onlus che si pone proprio come forma materiale a contrasto con quella invece di Facebook che è virtuale, ma proprio un gruppo materiale di persone che veramente vuole fare qualcosa per il futuro delle terme. Presente a questa presentazione di questo libro anche un altro scrittore, Fabrizio Carloni, che ha scritto il libro Spaghetti, Lirica e Tango, che abbiamo ascoltato. Lui ricorda com'erano le terme in attività. Eh sì, ci ho ballato io, ballato nella sala lì, quando il modo di ballare non era come oggi. Erano le terme all'epoca. Allora, io sono del 36, quindi ho 77 anni. Quando io venivo a ballare qui ero già sbozzolato. E poi questo è stato chiuso negli anni 60. Lo gestivano i fratelli Ghinazzi e era una cosa bellissima, un ambiente come era qui il Terme del Corallo. I tavoli erano riservati e non potevi chiedere a una ragazza col dito il modo balliamo, ma dovevi chiedere al babbo e alla mamma se potevi ballare con la figlia, diciamo le figlie in cerca di marito, diciamo. Poi fu chiuso e finito, le Terme del Corallo sono andate nell'oblio. Vediamo se si riesce a concludere qualcosa. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.